chiare origini italiane, precisamente del siracusano, siciliano. E vorrei chiederti subito, Poli, tu che ovviamente hai calcato il ring del Madison Square Garden, dei più grandi casinò di Las Vegas, ecco, un evento del genere in Italia, come lo classificheresti ovviamente nel panorama mondiale? Vabbè, io non ho visto mai Abbondo e Petrucci combattere da professionali, però ho sentito molte cose buone dette di loro. E allora avere un'opportunità di un titolo europeo, diciamo uno continentale, è disputato fra due italiani, per me può solo aiutare al pugilato italiano. Speriamo che questo può essere la prima di forse una serie di incontri grossi a livello continentale ed anche a livello mondiale che si possono fare in Italia. Forse qualche giorno vorrei combattere anche io qui, se è possibile. Insomma, un incontro fra Petrucci e Bundu, se abbiamo un incontro spettacolare, che speriamo che tutti stasera abbiamo, se succede così potrebbe essere il primo passo, diciamo, in una serie di incontri così. Allora, tu ovviamente sei stato pluricampione mondiale dei superleggeri per l'IBF e da poco tempo sei salito di categoria, adesso sei un welter, proprio come Bundu e Petrucci. Sì, sì, ho anche il doppio passaporto italiano e americano. Allora, dato che questo è anche un incontro grosso continentale europeo, ho anche un occhio per vedere insomma, chi vince stasera, e forse non si sa mai nel futuro se può disputare un incontro fra me e il vincitore di stasera. Ti ringrazio, Poli, ovviamente era questa la mia domanda, era un po' una provocazione, e sei stato veramente the magic man, hai dato proprio fondo a tutto il tuo savoir-faire. Io ti ringrazio, è un onore averti qui a Roma ed è un onore averti sul ring del centrale del tennis del Foro Italico. Piacere tutto mio e voglio ringraziare tutti i tifosi che sono qui. Thank you so much. Ed ora prima